Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il mio villaggetto qui su Clash of Clans. Allora, ci hanno appena attaccato, meglio nella notte ci hanno attaccato, ma ci siamo difesi tutte e due le volte benissimo. Ci hanno rubato solamente 54.000 di oro, quindi ci siamo fatti 44 coppette senza alzare un dito e ci siamo fatti anche un bel obiettivo e ci abbiamo adesso 10 gemme. Allora, abbiamo qualcosina da fare nell'attesa che finiamo questo maledettissimo municipio, porcaccia la miseria. Mamma mia, quanto ci vuole. Intanto nella notte mi ha finito il castello del clan a livello 2, così che posso richiedere ai miei amici del clan più truppe, adesso 15, e poi le potenzieremo a livello 3, così potremo richiedere 20 truppe. Questa è la situazione dello stato attuale, con il muro finito, il castello del clan praticamente fatto. Abbiamo questo cannone che ci servono 12 ore e potremo andare a fare questo qui. Poi abbiamo la torre dell'arciere, che è un'altra di quelle che dobbiamo potenziare. Praticamente ci resta da potenziare le due caserme, che quelle si possono fare anche dopo. Abbiamo le due torri dell'arciere, abbiamo un cannone da potenziare, il muro è tutto maxato, quindi praticamente adesso che finiamo sto cacchio dei municipi, stiamo praticamente bene. Allora lanciamo il cannone. Fra un giorno e 17 mi finisce anche questa cacchio di difesa aerea. Intanto prendiamo tutto l'oro, che almeno cerchiamo un attimo di risollevare questi 100.000 appena consumati. Di elisire ce ne abbiamo veramente tantissimo. Adesso spero di abbassarlo un pochettino con le costruzioni una volta completato il municipio, perché sto vedendo che ultimamente consumo praticamente solo e soltanto oro, perché veramente tanto e tanto oro sto consumando per fare i potenziamenti, soprattutto perché costa veramente un casino il muro. Allora, le miniere d'oro abbiamo visto che le abbiamo portate tutte a livello 10, il castello del clan è livello 2, praticamente gli estrattori, questo e quest'altro, mi diventeranno livello 10, la voce se ne sta andando, scusate, mentre gli altri tre estrattori sono ancora a livello 9, quindi quelli sono i prossimi tre potenziamenti. Ci resta ancora da potenziare una bomba, mentre sto vedendo che la bomba a livello 4 non ce lo fa fare. Le caserme, come vedete, tutte e due le dobbiamo potenziare a livello 6, mentre l'altra ce l'abbiamo a livello 7, e quindi praticamente posso fare i maghi, gli stregoni dall'altra parte, però dato che al momento non li sto utilizzando, il potenziamento delle caserme me lo sto lasciando per ultimo. Allora, che possiamo fare? Io pensavo di andare a fare, che l'abbiamo visto nello scorso video, Ficova. Sarà un po' difficile, abbiamo 105 bar e 30 arcieri, entrambi a livello 3. Guardate, ecco, lo sapevo, me lo immaginavo che era pieno di bombe. Infatti mo lanciamo prima qualche bombetta e poi lanciamo, guarda quante cacchio ce ne hanno messe tutte intorno al perimetro, lanciamoli tutti. Il problema è che qua ci stanno ben 3 mortai ed è un gran bel casino riuscire a entrare. L'importante è che facciamo una stellina che si sblocca quello dopo. Poi adesso lanciamo tipo tutti gli arcieri, che almeno ci spaccano questo qui. Perfetto, andiamo. Il problema, lo sapete qual è? Che quando si vanno a fare i villaggi questi qua dei goblin, bisogna portarsi assolutamente gli orchi, perché sono esclusivamente cannoni e quant'altro, quindi è quello la grossa problematica. Poi guardate, un colpo di mortaio che ce l'hanno pure abbastanza potenziato come i cannoni. Ok, abbiamo fatto un 56%, almeno l'abbiamo sbloccata. Poi questa la ritorneremo a fare per 3 stelle, tanto considerate che tutti i 50 di barbari, 45 degli arcieri e gli altri restanti di barbari mi viene a costare tra i 10 e gli 11.000 di elisire, che ci metto qualche ora a farlo con gli estrattori, quindi praticamente al momento è il miglior rapporto qualità-prezzo, se così lo possiamo definire, tra barbari elisir. Vedete, siamo ritornati a 1.001.000 di elisir, 898.000 invece di oro, quindi siamo messi praticamente bene. Andiamo a richiedere ai nostri amici del clan truppe per difenderci, perché abbiamo fra 5 ore praticamente terminerà la difesa allo scudo, quindi ce lo dobbiamo un attimo tenere da parte, perché una volta terminato dobbiamo innanzitutto andiamo a allargare. Vi farò vedere come allargherò la disposizione, però sarà sempre su questo genere qui, però andrò a difendere meglio cannoni, torri e quant'altro. Vediamo intanto che cosa potremmo sbloccare a livello 6. Allora, come difese, vediamo un po', dovremo, se non ho capito male, andare innanzitutto a prendere altri 25 pezzi di muro, un altro mortaio
A livello 6, eccolo qua, il volano, vediamo un po' cosa serve. Il volano emette potenti folate di vento che respingono i nemici, puoi dirigerlo in un'unica direzione, per cui ruotarlo per massimi. Ok, testa occulta 7, bomba gigante, se hai bisogno di un'esplosione potente ti serve una bomba gigante. Questa è figa, mentre poi abbiamo, beh, livello 7, trappola scheletro, torre infernale, questo tipo la testa occulta, una trappola mortale con la testa occulta, ok, vabbè, questo però... Più avanti, pure l'arco X, poi 3 milioni, porco cane. Dopo veramente ci servirà bella roba. Ecco, io vedi, voglio il cacchio di Re Barbaro. Non vedo l'ora di fa il municipio a livello 7, che non so quanto cavolo ci vorrà. Infatti, la mia idea sarebbe questa qua. Se riesco con i soldi a fare subito e ammaxare il municipio a livello 7, è un po' pericoloso perché praticamente poi mi attaccheranno e rischierò di perdere in continuazione. Però considerate che il municipio a livello 7 quanto ci metterà a potenziarlo? Una settimana. In una settimana ho tutto il tempo per potenziare un muro, per potenziare ovviamente le torri, per potenziare i cannoni, per potenziare i mortai. Quindi direi di farlo se ci riusciamo, perché non mi ricordo se costa 1 milione o 1 milione e 250. 1 milione ci riesco tranquillamente, e proprio in un attimo ci metto a fare 1 milione. Soprattutto vado all'attacco, che ci metto? Prendiamo qualche villaggino attivo, ci mettiamo praticamente zero. Però il problema è questo, che nel senso non so se 1 milione o 1 milione e 250. Se 1 milione e 250 dobbiamo fare prima il potenziamento, vedi pure la trivella per l'elisir nero. Praticamente dobbiamo assolutamente arrivare il prima possibile, secondo me, al municipio al 7. Ne sono consapevole, anche voi me lo sicuramente qui sotto nei commenti me lo direte, però voglio provarlo perché al 7 si sblocca talmente tante cose che si apre proprio un mondo per me assurdo. Poi non è detto che tutti quelli che mi attaccano per forza devono battermi, il villaggetto mica sta messo male. Ma vabbè. Ok, ragazzi, allora io direi di salutarci qui, così ci vediamo nel prossimo video dove il municipio sarà finalmente completato. Cambiamo la disposizione del muro, vediamo quanto costa il municipio al 7 e se lo facciamo subito, e poi penseremo soprattutto al muro. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.